video show and tell con degli acquistini che ho fatto ultimamente perché dovevo prendere delle cose che mi servivano e quindi voglio farvele vedere anche a voi. Allora, cominciamo subito. Ho trovato questo ammorbidente malizia. Premetto che ammorbidenti malizia non li ho mai provati e mi suona nuova anche come marca per ammorbidenti. Insomma, di solito malizia fa profumi e altro. E niente, l'ho visto e ovviamente incuriosita dalle novità ho deciso di provarlo. Allora, questo vale 3 litri, orchidea e zaffiro, per capi morbidi e profumati, 30 lavaggi, morbidente concentrato aromaterapy. Ok, sono 750 ml di prodotto, infatti è bello pesantino ed è concentrato, quindi che vuol dire che ne basta poco, messo in lavatrice per avere una profumazione molto elevata. E allora, la prima cosa che ho fatto prima di prenderlo, so che non si fa, però io ho questa brutta abitudine di annusare tutti i profumi, i deodoranti e soprattutto detersivi ammorbidenti che devo acquistare. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata proprio quella di annusare la fragranza di questo ammorbidente. So che non potete sentire, amici, ma ha una profumazione spettacolare. Se vi capita di trovarlo al supermercato, provatelo perché veramente l'odore è favoloso. Non avendolo ancora provato in lavatrice, sinceramente non so dirvi come rimangono i capi, se rimangono profumati oppure no. Penso di sì comunque perché l'odore è molto molto intenso, molto fresco, sa proprio di pulito. Quindi malizia morbidente. Allora questo l'ho trovato in offerta a 1 euro. Quindi amici, c'è 1,750 ml di prodotto, veramente quasi 1 litro. Per di più è concentrato, quindi cosa vuol dire? Che vale quanto 3 volte un ammorbidente normale. Provatelo, amici. Un'altra cosa che ho trovato è questa saponetta della Camay. Allora, la Camay è una, come ben sapete, delle marche più antiche e più apprezzate per quanto riguarda i saponi e non solo. Comunque io me la ricordo questa marca già da quando ero proprio piccola piccola, quindi ho trovato questa saponetta, anche questa in offerta a 50 centesimi, pensate un po', e qua c'è scritto cream e strawberry, scusate la pronuncia in inglese, quindi crema e fragole. So, secondo me, amici, io poi ho un debole per i saponi, quindi secondo me sa di caramella. Vorrei aprirla insieme a voi in modo da vedere un attimino com'è. E sentirne il profumo, perché già dalla confezione chiusa si sente un odore di fragole incredibile. Vorrei provare adesso a sentirla di persona. Allora, è molto bella, molto delicata, ha una bellissima linea e ha dei fiorellini ai due lati, sia di qua che di qua. Il sapone, secondo me, deve avere anche un po' di lato estetico, perché quando lo poggiamo lì, a parte che adesso, sinceramente parlando, per igiene si usano i saponi, quelli nel flacone, col dispenser, che sono molto molto più igienici, però sulla vasca da bagno mi piace tenere un bel sapone come si deve e quindi questo è molto molto carino. Ha una profumazione che non vi immaginate neanche, amici. Sa di caramelle, fragole e panna, non so come spiegarvelo. E Camay, io non so voi, ma quando vedo i saponi e sento l'odore mi viene voglia di morsicarli, però non si fa, non si fa assolutamente. Farvi un video dove taglio del sapone, non so se potrebbe interessarvi. Ne ho visti tanti su YouTube e ho sempre avuto quel desiderio di poter tagliare un sapone.
sapone e avere quella soddisfazione. Non so, vedremo amici. Poi, un'altra cosa è questa crema mani. La marca è Nani, è la prima volta che la vedo in commercio. Magari c'è già da molto, però non ci ho mai fatto caso. E quindi ho deciso di provarla. Anche questa era in offerta, poi vi dico il prezzo, con olio di Nen. Fantastico. E olio di Argan, Argan Oil, dermatologicamente testata bio. Crema mani idratante, amici. Io che vi devo dire? Ha una profumazione incredibile, sembra che di ogni prodotto che io acquisti vi dica che la profumazione è delle migliori, ma per me sì, non so perché, sono attratta dai profumi. È 100 ml di prodotto e la scadenza è di 12 mesi se non sbaglio. Qui. Vediamo se si vede, vabbè, insomma 12 mesi. È molto bella esteticamente. E c'è un bel po' di prodotto all'interno. La crema è bianca, la profumazione, ve l'ho già detto, è fantastica e rimane sulle mani per molti minuti. Guardate, è morbidissima, non lascia le mani unte assolutamente. E si assorbe anche velocemente, diciamo, lascia le mani super 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 idratate. Provate per credere amici, se la trovate, io l'ho presa d'acqua e sapone ed era in offerta a 1 euro, quindi me ne sono presa 3 perché poi ho sempre paura di non trovarne più. Siccome l'avevo già provata, l'ho riacquistata di nuovo ed è una delle migliori creme mani che ho provato finora, posso dirlo. Per di più è anche bio, quindi a questo prezzo penso che non trovate nulla. Ok amici, poi altra cosa che ho trovato sono, vabbè, due dolci a schiuma che adesso vi descrivo. Voilà. Allora, il primo è il solito che uso io normalmente tutti i giorni, che è il Bionsen Japanese Thermal Minerals e termoprotettivo mineral, vedete? E questo è agli oligo minerali termali giapponesi, lascia la pelle liscia, morbida, non la secca, che io ho problemi di secchezza della pelle. Ma questo della Bionsen, devo dire che è una marca fantastica, mi trovo benissimo con tutti i tipi di doccia schiuma. Poi vabbè, ovviamente a gusto scelgo questo mineral perché mi piace tantissimo. Anche qui la profumazione, fantastico, sa di tutto. Ha una profumazione che soprattutto sotto la doccia vi fa sentire bene, puliti, freschi. Provatelo amici se non l'avete ancora fatto. Allora, questo è, vediamo un po', 250 ml, la scadenza è, dovrebbe essere 12 mesi, anche qui non vedo bene perché non ho gli occhiali, scusate. Vabbè, guardate voi comunque. E questi di solito trovo a 1,90 euro, costano un po' più di solito i dolci a schiuma, però veramente c'è un quarto di litro di prodotto e veramente ottimo, ottimo, provatelo. Poi invece ho scoperto questo qui della Nivea, che non ho ancora provato, infatti l'ho preso per la prima volta. E questo è un doccia gel Water Lily e Oil, qui c'è il disegno di un fiore di loto se non sbaglio, vabbè. E qui c'è scritto perle di olio, fragranza di ninfea, perdonatemi, è una ninfea, altro fiore meraviglioso. E perle di olio, io adesso non so se in trasparenza riuscite a vedere, vedete tutte queste bolle, non è perché l'ho agitato assolutamente, ma è proprio così, con queste piccole perle,
c'è scritto di olio, quindi nel dolce schiuma l'olio rimane così all'interno. Quindi cosa vuol dire? Che dovrebbe lasciare la pelle più idratata ancora dei soliti dolce schiuma avendo all'interno dell'olio. Vi faccio vedere la differenza col Bionzen, vedete? Qua non si vede nulla. Vediamo forse la parte bassa. Qui. Ecco, vedete, non c'è nessuna bolla, qui invece ci sono le bolle. Io vi dico che la mia curiosità è tanta, quindi non appena finisco di fare questo video per voi, vado subito a farmi una doccia e lo provo. Non vi ho detto la profumazione. Buona, molto buona, molto delicata. Sa di fiori e frutta tropicale, fantastico. Vediamo dietro, 250 ml, anche qui. Ok. Infatti qua c'è scritto, doccia gel rinfrescante per una sensazione di pelle idratata. Vediamo, lo provo e poi vi so dire, amici. Poi, infine, ho trovato questa crema. Allora, questa è una crema viso all'acqua di rose. E, la marca è Linea Natura, è una nuova marca che non ho mai provato. Non vi ho detto il prezzo di doccia schiuma, li ho pagati 1,20 euro e 1,20 euro. Erano in offerta, se no di solito il Bionzen lo pago 1,90 euro e il Nivea non lo so quanto costi perché non l'ho mai preso. Allora, ritornando alla crema, scusatemi. E allora sono 50 ml di prodotto. Io l'ho già aperto ovviamente perché la mia curiosità è tanta. E qui c'è scritto crema viso con acqua alle rose arricchita con acido ialuronico. Effetto idratante per tutti i tipi di pelle. La confezione è questa, sempre Linea Natura. Qua ci sono tutte le spiegazioni, ovviamente, come in ogni crema. Come vi ho detto, 50 ml di prodotto. Scadenza 12 mesi dall'apertura. Allora, io la aprirei e ve la farei vedere, anche se l'ho già fatto. Io sono molto curiosa quando ci sono dei prodotti nuovi che non conosco e mi piace provarli finché non trovo il prodotto giusto e adatto al mio tipo di pelle o alla mia persona. Questo è il vasetto. Confronto la scatola, è molto piccolino, però è molto ben fatto e in vetro, che la cosa è molto molto importante. E, i vasetti in vetro ottengono meglio la durata e la consistenza della crema, se non lo sapevate. Quindi già il fatto che il flaconcino sia in vetro è un'ottima cosa. Ovviamente il tappo è in plastica, ma questo non fa differenza. Linea Natura, crema viso con acqua alle rose. E io l'ho già provata, però adesso ve la faccio vedere. È una crema leggerissima, vedete, di colorazione bianca, quasi impercettibile sulla pelle. Io adesso ve la faccio vedere sulla mano. Vedere come rimane, non si vede la colorazione bianca, ma rimane tipo acqua, molto 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 leggera. E sulla pelle devo dire che si ha subito una sensazione di fresco, di pulito e nulla. La devo provare sul viso, cosa che non ho ancora fatto perché l'ho presa da questa. L'ho trovata in offerta addirittura a 2 euro. 2 euro secondo me è un prezzo non ottimo, ma di più. Allora amici, la crema è questa. Se vi capita, Linea Natura, ha un buon inci perché ho controllato, quindi è molto pratica anche da portare dietro in viaggio oppure nella borsa. Sì, è un po' pesante sinceramente, però comunque in un beauty, se andiamo da qualche parte, possiamo tranquillamente metterla.
questo è quanto, amici. Questi erano i miei ultimi acquisti. Io spero che il video vi sia piaciuto. Adesso ho le mani super idratate tra la crema mani e la crema che ho provato, sono fantastico. C'è un profumo qui intorno che non potete capire, tra il sapone, i doccia schiuma, l'ammorbidente e il resto, insomma. Eccoci qua, amici. Il video termina qui. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piace questa postazione, dove intendo continuare a girare i miei video quando posso. E un abbraccio a tutti, a presto, ciao!